prima edizione dei Legal Community Litigation Awards. Allo Spirit de Milan si sono ritrovati oltre 300 ospiti di una serata in cui sono state riconosciute le eccellenze del mercato dei servizi legali nell'ambito del contenzioso ordinario e arbitrale. Tanti gli ospiti importanti di questa serata, tanti i premiati nelle varie aree di specializzazione. Con alcuni di loro abbiamo scambiato quattro chiacchiere per capire dove va il mercato. Il contenzioso è una delle cosiddette practice anticicliche, quindi sicuramente un'area di attività fondamentale in un momento di mercato così particolare come quello che stiamo vivendo. No, assolutamente. Intanto volevo ringraziarvi perché questo invito intanto mi ha dato la possibilità di riabbracciare questa città, tanti amici e tanti colleghi, quindi grazie veramente per questo invito. No, la practice è stata anche questa fase, diciamo, del Covid ha dimostrato l'importanza, la strategicità di quest'area. E devo dire veramente, insomma, nel corso di questi anni abbiamo avuto un posizionamento sempre più elevato, quindi è veramente, chi mi conosce da più tempo come te sa come ho sempre agito come uomo da team, e devo dire che in queste circostanze la squadra ha fatto veramente la differenza, quindi devo ringraziare veramente i colleghi, le colleghe, insomma, del dipartimento che si sono spesi soprattutto in questo periodo e hanno consentito di mantenere quel posizionamento di mercato sempre più elevato che abbiamo raggiunto negli ultimi anni. Saranno quelli che ci aspettano mesi ancora fortemente, diciamo, caratterizzati dall'attività contenziosa? Io penso di sì, abbiamo avuto già, diciamo, dei segnali molto precisi nel corso degli ultimi mesi. Devo dire soprattutto per il fallimentare io vedo un incremento sia in termini, diciamo, di contenzioso sia in termini di procedura, quindi sì, la nostra aspettativa è un'aspettativa, diciamo, di un lavoro crescente. Potrebbe esserci uno sviluppo del contenzioso sia ordinario dinanzi ai giudici ordinari che arbitrale in conseguenza del Covid, no? Perché diffondendosi nel mondo il Covid ha comportato una trasformazione della globalizzazione economica in una globalizzazione del rischio contrattuale che ha imposto a tantissime imprese nel mondo di gestire situazioni assolutamente gravi e inattese, e soprattutto si sono trovate nell'impossibilità di eseguire molte prestazioni contrattuali o hanno perso interesse a riceverle nei termini concordati. Questo è un fenomeno diffusissimo perché molte imprese sono state ferme, hanno rallentato la loro attività in questo periodo, e quindi già c'è una crescente domanda di consulenza sia con riguardo a contratti nazionali che con riguardo a contratti internazionali legati proprio alle conseguenze del Covid. Io credo che strumenti come l'arbitrato internazionale, anche come altri strumenti di dispute resolution, possono essere molto molto importanti, in particolare nei contratti internazionali. L'unica strada veramente percorribile è quella dell'arbitrato internazionale, anche perché in arbitrato si riesce spesso a trovare delle soluzioni più rispondenti alle logiche degli affari. E siccome mi sembra che ormai tutti convergano nel senso di dire che l'unico modo di risolvere queste controversie legate alla paralisi dell'attività a causa del Covid sia l'obbligo di rinegoziazione in buona fede, cioè le parti hanno entrambe un obbligo di rinegoziazione in buona fede del contenuto del contratto, perché il lockdown e il Covid ha comportato un'alterazione dell'equilibrio del rapporto contrattuale. Ecco, l'obbligo di negoziazione in buona fede molto si presta a essere trattato in un contesto quale la mediazione o ancor più l'arbitrato, secondo me più ancora che nei tribunali ordinari. Litigation è per definizione una practice anticiclica, no? Per cui si può immaginare che in una fase di mercato come questa ci sia un proliferare di un certo tipo di contenzioso.
Io credo che la dimensione del fenomeno Covid faccia sì che si sia più cauti anche nel contenzioso, quindi io vedo, perché vedo che ancora non sono emersi i contenziosi, vedo che è importante la fase precontenziosa, cioè aiutare il cliente a trovare un accordo, perché è tale la dimensione del fenomeno che non c'è nessuno indenne e quindi certo, anche essere aggressivi non paga, no? Quindi vediamo che molto spesso le questioni che potrebbero diventare contenziose si risolvono invece quindi in una con fase. Una fase precontenziosa, una fase consulenziale in cui, esatto, il dialogo col cliente, esatto, serve anche a far capire in che modo risolvere un problema senza magari arrivare alle, esatto, estreme conseguenze. E poi siamo ancora nel problema, certo, quindi ancora si devono definire le situazioni, per cui c'è anche attendismo in tutti a vedere cosa fare, perché se transigo oggi una controversia magari domani è peggio ancora, per cui è una fase molto difficile. È un momento molto critico secondo me, è uno di quei momenti in cui si può fare la differenza. Io penso che molto dipenderà da quanto il governo riuscirà a investire utilizzando i fondi che arriveranno dall'Europa, come li investirà e se finalmente riuscirà a rendere il sistema giustizia efficiente. Noi paghiamo ancora un ritardo enorme rispetto a molti altri paesi europei, i tempi della nostra giustizia sono tempi ancora del tutto insoddisfacenti. Abbiamo veramente la possibilità in questo momento di fare la differenza, di portarci al passo con gli altri paesi europei. Io ho il forte timore, veramente sono preoccupata che si possa perdere questa opportunità. La vedo veramente come un ultimo treno che passa e su cui assolutamente dobbiamo salire. Sappiamo benissimo che i tempi troppo lunghi della giustizia sono un deterrente enorme agli investimenti stranieri, sono tra l'altro inaccettabili sotto il profilo non solo della tutela delle imprese, ma anche della tutela del singolo cittadino. E quindi insomma in ballo c'è la competitività del sistema paese, ma anche il suo funzionamento, diciamo, in maniera opportuna. Grazie mille allora. Grazie a te.